Questa persona è di Bruxelles, sì. È di Bruxelles. Ed è, come vedete, se l'avete letto già, io ho cercato di prenderlo perché questo ritiro, non so se anche il prossimo vedremo, avvia poi, avendolo voi nelle mani interamente, vi avvia, vi dà il tono per capire, per leggere, e anche per chi di voi ha più gusto degli altri, come in questo testo, poi quando lo prende in realtà ne fa uso, il nostro uso, cioè la vera lettura spirituale. È molto moderno, per questa ragione è estremamente vicino al nostro linguaggio, potrebbe essere una di voi, a tutto per quello che fa, per quello che vive, per i figli che ha, insomma, anche se non compare mai, la sua vita quotidiana non compare mai, è proprio un diario dell'anima, punto e basta. Se l'avete visto, è tutto del tenore che avete, se qualcuno di voi l'ha già letto, è tutto del tenore di quello che c'è scritto lì, sostanzialmente. Quindi non parla mai delle sue faccende o delle sue problematiche, dei figli, della famiglia, questo non ne parla mai. Si capisce che vive in una città, viaggia, vive la vita della famiglia, da piccoli riferimenti che ci sono. E come dice, poi vedrete che c'è un'introduzione di un padre gesuita che è molto buona, e spiega chi è lei, la sua famiglia, eccetera. Nessuno sapeva, tranne il suo direttore spirituale, nessuno in assoluto sapeva di questa sua interiorità, chiamiamola così. Soprattutto non lo sapeva il suo, che ha un figlio prete, questa persona qui, e soprattutto nemmeno suo figlio lo immaginava, lo sapeva, assolutamente nulla. Era una donna normalissima, punto e basta. Pregava, punto e basta, andava in chiesa, ma non aveva speciali, non mostrava nessuna particolare inclinazione o travaglio esternamente, nulla. Infatti, mi diceva padre Max che ha parlato con suo figlio, sono rimasti molto sorpresi quando hanno scoperto questi quadernetti nel cassetto di questa donna. Quindi è una cosa che il suo direttore le ha detto di scrivere, lei scriveva e appuntava. Non ci sono nemmeno le date, se non le annate, ma non ci sono le date, come avete visto. E qui ci sono due quadernetti in questo testo che pubblichiamo. Quello di oggi è di un solo quadernetto, ma in tutto il testo ha due quadernetti di due anni differenti. Bene, allora cominciamo. Ed siamo nel primo dopoguerra. Conoscere è comprendere mediante una scienza sovrumana che Cristo è amore, la sovraeminente scienza dell'amore di Cristo. Mi sembrava che ancora non avevo compreso quel che è la carità. Bevevo questa verità e allora mi dicevo: tutto si fa mediante l'amore. Non poteva essere altrimenti. Dio è amore. Chiunque rimane nell'amore rimane in Dio e Dio in Lui. Non c'è modo di rimanere nell'amore senza la rinuncia completa. Per rimanere in Dio, infatti, non bisogna più esistere. Chi rimane in Lui non pecca e non può peccare, perché rimane in Lui. E, come vedete, è un diario, cioè non è un genere, non è scritto per essere letto da terzi, sostanzialmente. Quindi non si rivolge a un lettore, e meno che meno dunque è didattico, non è didattico, come per esempio i testi che abbiamo fatto l'altra volta, dove c'era un voler insegnare come si fa a pregare, come si fa quest'altro. Non è un testo, è veramente una sorta di parlare, appunto il diario, no? Parlare di sé a se stessi, appuntando ciò che
viene dentro, quindi non ha un ordine di argomenti. Tu vai avanti, lo puoi prendere dalla prima pagina, lo puoi prendere dall'ultima pagina, apparentemente non c'è differenza. In realtà però bisogna leggerlo seguendo, perché ci sono delle date, e questo è importante, c'è un ordine cronologico, questo ha un grande valore per capire che cosa, perché noi capiamo lei, perché siccome lei avvicenda descrizioni di momenti, diciamo, di felicità, per usare le sue stesse parole, a momenti di assoluta buio, si vede che c'è un'evoluzione, un percorso, cioè lei affronta nelle pagine più avanti, nelle ultime pagine, nemmeno quelle che ci sono qui, quelle che vedrete nel volume, lei affronta in maniera un po' diversa, perché per così dire si abitua anche ai momenti peggiori, mentre all'inizio ne è un po' spaventata, andando avanti dopo anni, perché già questi qui sono 11 anni, questi appunti sono presi in 11 anni e saranno la metà, quindi saranno 150 pagine, quindi non moltissimi, quindi gli anni passano e si vede che lei si spaventa di meno quando le accadono giorni, mesi di assoluta oscurità. Si va abituando a questo e l'affronta in maniera diversa e lo descrive in maniera diversa. Quindi apparentemente una pagina vale l'altra, perché non tratta argomenti come farebbe un autore che scrive per terzi, no? Non tratta, non dispone la materia, né è una materia concettuale, bensì è un appunto esperienziale, un appunto, una trascrizione di alcuni suoi momenti di esperienza. Quindi siamo noi che nel leggerlo possiamo intravedere negli anni come le oscillazioni che fa l'anima e come quest'anima. Quindi per avere questo dovremmo averli tutti i quadernetti, non ce li abbiamo, non so se altri. Quest'estate chiederò a Padre Max se è impossibile avere gli altri, perché sono del tutto inediti, se la famiglia li vuole dare, perché so che ha fatto difficoltà inizialmente a darli. Ecco. Quindi ecco qui uno dei primi testi, conoscere e comprendere mediante una scienza sovrumana. Significa quella infusa, il dono dello Spirito Santo. Quindi la conoscenza che noi chiamiamo spirituale perché viene dallo Spirito. Perciò è un dono, appunto, non è una conquista. Né io posso fare studi speciali per avere questa scienza sovrumana. È un dono di Dio. Ma l'unica cosa che posso fare è la disposizione, come lei dice, questo non esistere più, è la disposizione della persona e del cuore, l'atteggiamento mio, anche questo fino a un certo punto. Comunque, l'unica cosa che posso fare è questo stesso pensiero identico, come lo si ricorda, che l'avete letto tutti, è di Santa Teresa di Gesù Bambino, quando dice: la scienza di Cristo, la scienza è quella che hanno posseduto i profeti, i grandi Paolo, Giovanni, Tommaso, Francesco e così via. La scienza di Cristo, la scienza sovrumana, quella dello Spirito Santo. Cioè, come dice San Paolo, anche questa profonda conoscenza che Cristo è amore. Sovraeminente, appunto, perché è al di sopra di quello che noi riusciamo ad acquisire attraverso lo studio, attraverso le nostre capacità e possibilità. Ecco, io non so se lei leggesse autori e che autori leggesse. I temi, questo qui, della conoscenza sovrumana, tornano in autori sempre vicini a noi, quindi può darsi che lei, ma non c'è nessuno studio, né conosciamo direttamente, se lei avesse una piccola biblioteca,
come di fatto ce l'abbiamo noi ormai, no? Se in questa piccola biblioteca quali autori ci sono, per questo ci direbbe tante cose, ma a prescindere da questo, certi temi sono uguali e ritornano. Poi mi sembrava che ancora non avevo compreso quel che è la carità. Questa è una scilla, questo modo di dire, no, modo di, questa frase, anche in forme diverse, torna nel libretto tantissime volte e fa vedere l'oscillazione, che lei, lo scarto che in lei c'è andando avanti tra quello che lei pensa di sapere, di aver capito, di conoscere, di possedere e quello che via via le viene donato e rivelato. In che senso? Ogni volta che lei ha una luce di qualunque genere, una luce, questa nuova luce a lei le sembra che sia sempre più maggiore, sempre più forte delle precedenti, ed è come se lei passasse da uno stato di non conoscenza ad uno di conoscenza attraverso la luce nuova. Cioè lei sempre dice: finora non l'ho capito, ora finalmente l'ho capito, finora non avevo, adesso sì. Cosa che è abbastanza normale, una di quelli che lo usa, lo dice continuamente e l'ha vissuto così, è per esempio già Teresa d'Avila quando va camminando dice: finora ero peccatrice, ora invece ho avuto il dono della conoscenza di me, finora era completamente all'oscuro. È la percezione psicologica che ha la persona. Non è vero che prima non sapeva nulla, adesso sa. Però è anche vero che l'essere introdotti nella conoscenza di Cristo, nella intimità con Cristo, è graduale. E non avviene tutto in una volta in noi. E noi lo viviamo come ogni volta quasi un passare dall'ignoranza al sapere, al conoscere. Dal non aver capito al capire, dal non aver saputo al sapere. È la nostra, diciamo, comune reazione ad ogni nuova luce che ci viene donata da parte dello Spirito Santo. Quindi questo lo vedremo tantissime volte nel suo dire. Bevevo questa verità e allora mi dicevo: tutto si fa mediante l'amore. Cioè ha una luce, comprende, e questo dice ancora, che la fede non è una ignoranza, un non sapere, un non abdicare al conoscere, è certamente uno smettere di pretendere di conoscere da noi e quindi di pretendere di giudicare da noi. Questo senza dubbio sì. Ma la fede è sostanzialmente una luce, oscura per la ragione che vuol conoscere da sé, siamo ancora più precisi. Perché quando la ragione la riceve, questa luce, non rimane nell'oscurità, anzi si illumina, quindi capisce. Lei qui ci sta dicendo che ha compreso. E non è che comprende con i piedi, comprende sempre con la ragione, è evidente. Solo che è la questione di capire se è la luce che la ragione si conquista da sé e che porta in sé, o è quella che riceve da altro, da Dio, dallo Spirito Santo, da una fonte esterna a noi. E questa è la differenza. E quindi passa da un'oscurità, da un non aver compreso, ad un comprendere. E poi spesso parla di verità. Questo è un linguaggio molto in uso, diciamo, prima del Concilio, nell'impostazione del primo Novecento. Sostanzialmente noi crediamo appunto a delle verità e lei di volta in volta comprende queste verità, ma che non sono astrazioni, ma sono, come vedete, la presenza di Cristo vivo, l'azione di Cristo in noi. E poi c'è questa
citazione, lei dice, è vero, la Bibbia già lo dice, che rimane in Dio, che rimane nell'amore, rimane in Dio. Poi c'è quest'altro aspetto del non esistere più, la rinuncia completa a se stessi, eccetera. E questo va inteso, per esempio, negli stessi anni, proprio gli stessi anni, alcuni di voi ne hanno letto molte pagine, negli stessi anni Don Barsotti dice la stessa cosa, io cesso, non devo più vivere, esiste lui, è identico nei suoi diari, dice quasi le stesse parole su questo argomento, su questo punto dell'esistere, lo scomparire e Cristo vive. E implica sempre questa smettere di vivere in se stessi, da se stessi, in una maniera diciamo autonoma, a partire da noi, e questo è quello che qui vuole dire, ma riscoprire che vivi in lui e vivi a partire da lui, allora è la pretesa quella che non esiste più, è la pretesa, una pretesa che invece il nostro io avanza sempre, ecco. Ma la fonte è San Paolo. Certo che la fonte è San Paolo, ma lei questa citazione di San Paolo a cui sì. Tu ti riferisci, la ripete, ci abbiamo fatto un indice biblico, abbiamo fatto anche un indice biblico a questo testo, perché sono solo citazioni della Bibbia, mi pare che qualcuno è di qualcos'altro, ma 98% sono citazioni. E quindi andate a vedere, alla fine basta che vedete i testi citati, alcuni di Giovanni e un paio di San Paolo, tra cui questa, sono quelli che schiacciantemente tornano ogni 3 minuti nella sua memoria, perché poi nella sua memoria no. Anche questo, io le citazioni le ho levate, ma qui c'è quella di San Giovanni, la prima lettera di Giovanni, chi rimane lui non pecca, io le ho levate, nel testo ci sono, qui per non appesantire le ho levate. Ecco, Dio mi ha colmata di tali grazie per tutta una settimana, da poter dire che era veramente l'acqua viva, quella che ha il gusto della vita eterna. Era sempre la stessa cosa. Quale felicità è dunque quella di poter amare Dio e di sapere che ciò è vero e percepirlo? Quale felicità è dunque quella di essere chiamati ad amare Dio? Ci si sente veramente elevati al di sopra di se stessi e realmente si percepisce Dio stesso. Questi pensieri infatti vengono sempre all'improvviso e in quel momento non si potrebbe pensare ad altro se non a ciò che si vede. Si è immersi in una inesprimibile felicità, una felicità che assorbe tutto l'essere in uno stupore completo. Non si sa veramente più che si esiste. Credo che questa sia senza dubbio la più grande felicità. È quel che San Paolo esprimeva così bene: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Questa è una pagina più che classica e rappresentativa, come vedete, negli anni 40. Ma identica potrebbe essere stata scritta secoli prima, oggi viene scritta anche con un linguaggio che sarebbe il nostro, di ognuno di noi, qualora si trovasse a vivere un'esperienza simile. Ed è una sorta di l'irruzione di Dio, l'irruzione è una sorta, chiamiamola mistica, nel senso che è un'irruzione di Dio, di presenza viva, forte, sensibile, percettibile e sensibile, che non fa... Non è che, a differenza invece di momenti di oscurità, significa che Dio qui c'è e poi lì non c'è, ma è la persona che riceve il dono di, come lei ora spiega, di percepirlo. Questa è la differenza, come lei dice molto bene. Quindi diciamo che l'effetto sia psicologico, sia emotivo, sia razionale, cioè concettuale, della presenza di Cristo, di Dio in lei. Questo è quello che lei scrive qui, è l'effetto. Quindi noi ora vediamo, dagli effetti si vede in maniera macroscopica. Molte volte gli effetti non ci sono in noi.
ma questa volta lei racconta gli effetti che sono macroscopici, come il microscopio e il macroscopio. Cioè, il microscopio ingrandisce una piccola particella. Qui, come tante volte abbiamo detto, minuscole esperienze della presenza di Dio in noi, di Cristo in noi, che abbiamo fatto tutti, a volte velocissime, a volte solo un minuto, cinque minuti, qui sono col microscopio ingranditi, e allora nell'ingrandimento si vedono meglio i particolari di queste esperienze di tutti, e quindi ci sono istruttive da questo punto di vista, perché dice qui per tutta una settimana. In che stato si è trovata lei in tutta una settimana? Ecco qui, era così piena, così colma di grazie. Grazie significa che l'ha ricevuto, ora vedremo, non se l'aspettava, che era da poter dire, quindi lei lo capisce, lo può dire, che è veramente l'acqua viva. Come si spiega? Lo racconta, che si spiega, lo testimonia e lo racconta, cioè ci sta dicendo quello che le accade, quella che è il gusto della vita eterna. Come l'ha saputo? Ne è certa, lo attesta e lo testimonia, la credibilità sua è in gioco, punto e basta, non c'è altro dimostrazione, che è come dice lei, non c'è altra dimostrazione. E vedete, ed era per una settimana questo, una sorta di faro spiaccicato in faccia di luce potentissima, sempre la stessa cosa, che lei ripete a volte fino alla nausea, cioè sempre la frase, quale felicità è quella di potere amare Dio, eh? Lei dice sempre di poter amare Dio, perché lei si sente, come spiega, vocata a questo, chiamata a questo, a poter, lei può. Però aggiunge, e anche questo è significativo, e anche questo lo dice Santa Teresa d'Avila, non solo poter amare Dio, ma sapere che ciò è vero e percepirlo. Sono tre cose distinte. In noi a volte c'è una, ma non c'è l'altra. Qui lei, vedete, col microscopio si allarga la cosa e si vedono i particolari. Poter amare Dio, sapere che ciò è vero. Quindi tu sai in te che questo è vero, lo sai, ne sei certa, e quindi non è che... perché se non lo sapessi spesso ci passi sopra e non ti rimane. E percepirlo, è quel che non è continuo. La percezione di questo non è affatto né assicurata né continuativa. Lei ebbe questa settimana in cui questo lo percepì, ma non è sempre così. Ecco un microscopio che allarga una piccolissima esperienza, che noi normalmente facciamo, quando la facciamo, per chi di noi la fa, solitamente in maniera breve, accorciata. Ecco, infatti, quale felicità? Quella di essere chiamati, e quindi lei sa che lo è, e lei sa che è vero tutto questo, e lo percepisce. Che cosa succede? Elevati veramente al di sopra di se stessi. Anche qui, chi di noi ha letto Santa Teresa, che se lo ricorda, c'è questo essere portati fuori di sé, sopra di sé. E lei dice, realmente si percepisce Dio stesso, cioè non ha dubbi di avere la percezione della divinità. Torno a dire, sono gli effetti questi, sono gli effetti. Quando noi prendiamo la corrente, ne sentiamo lo scotimento nel corpo, che sentiamo e gli effetti della scarica elettrica, naturalmente. E quindi percepiamo lo scotimento, quella sensazione che c'è quando prendiamo la scossa e così. Quindi noi abbiamo, lei ci racconta questi effetti che
lei veramente era sicura che aveva percepito Dio. Punto basta. Questi pensieri, infatti, ecco perché dici, io non li ho procurati io queste cose qui, né li ho procurati, come tanti, sia in passato, sia oggi, ogni tanto si sente dire questa cosa, qui da noi non molto, ma ogni tanto si sente dire, né li ho procurati attraverso tecniche o droghe. Da qualche parte ogni tanto nel mondo spunta. Perché si tratta di procurare stati al di sopra di noi, un po'... ecco, leggeri, sì, che sono frutto di un'alterazione procurata. Qui, come vediamo, non c'è nessuna alterazione della facoltà umana. Per questo è importantissimo la sua insistenza sul conoscere luce, per sapere, e non un annebbiamento, alterazione della coscienza. Questo è cruciale, questa differenza, eh? Cruciale. E purtroppo molti cattolici, un po' ignorantemente, non sono appunto confusi da tutto sta marasma che gira attorno a noi. Ci si sente veramente elevati, scusate, vengono, questi pensieri infatti vengono all'improvviso. Ecco, tu non li hai cercati, tu non li hai procurati, tu non hai fatto niente, ma e questo lo dirà tante volte in tempi diversi del suo diario, all'improvviso. E in quel momento non si potrebbe pensare ad altro se non a ciò, quindi è un'invasione, una sorta di invasione, dove la tua attenzione è totalmente polarizzata, per cui tu non puoi davvero pensare ad altro. Quindi c'è uno stato estatico, una sorta di estatico, c'è uno stato estatico, ma è improvviso ed esterno a te. E dice qui a ciò che si vede, non a ciò che si sogna, si immagina, chiaro? Ciò che si vede. Lei parla sempre di vedere, a un certo punto dirà la parola, vedere le parole. E vedere quanto sono vere, lo dirà un certo, non so se anche nel testo di oggi. Si è immersi in una inesprimibile felicità, una felicità che assorbe tutto l'essere in uno stupore completo, che è una delle definizioni della contemplazione già nel Medioevo, questo essere sospesi in una meraviglia totale, piena, per cui si è in qualche modo fuori di sé, in uno stato estatico appunto, fuori di sé. E questo assorbe e fa la felicità, perché non è uno stato di angoscia ma di felicità. Ecco, non si sa veramente più che si esiste. Quindi non è che è la scelta della persona per cui deve mortificarsi. No, è poiché l'attenzione è totalmente polarizzata, come quando andiamo in una città, in un monumento, se la nostra attenzione è totalmente presa da o vediamo una cosa che ci piace, un evento sportivo o un incontro importante, siamo così polarizzati da guardare attentamente quella cosa davanti a noi, quella persona davanti a noi, che la coscienza di te in quel momento è come sopita, non c'è, non hai, non pensi a te, in nessun modo pensi a te, ma sei, poi questo si dice, estatico, questo vuol dire, giusto? Uno stato fuori, ex, da. Credo che questa sia senza dubbio la più grande felicità, ed è quello che dice San Paolo. Come si è felici quando una simile cosa accade in chiesa o a casa propria, come ho detto, può accadere dovunque, non c'è un luogo. Ma molto spesso accade in strada o in treno o su un tram, quando si viaggiava più facilmente sui treni e sui tram. Oggi forse si potrebbe, almeno dalle nostre parti, più l'aereo, il treno si prende meno, il nord Italia si prende molto, qui di meno.
Dio però aiuta, e se si guarda senza vedere, perché non si può vedere nulla, nessuno può notare cosa si guardi attraverso la finestra o davanti a sé. Credo che questi momenti sono brevi, perché in qualche modo non si vive più, si vede Dio. Quindi c'è questo totale essere rapiti, presi da qualche cosa, e fin quando sei sola, diciamo così, in chiesa o a casa, non succede niente, ed è anche più dolce per te, felicità, che puoi in qualche modo goderti. Ma quando accade in luoghi pubblici con altre persone, vedete che, a parte che è imbarazzante, ovviamente, potete immaginare quando sia imbarazzante per questa persona, perché tu non sai l'altro di che cosa si è accorto, peraltro tu non c'eri. La percezione che ha la persona è che in quel lasso di tempo, che non sa misurare, la persona non c'era. E allora quando, tra virgolette, ritorna, solitamente è assaltata da mille preoccupazioni. Cosa mi è successo? Chi mi ha visto? Speriamo che non succeda di interguire la macchina. Eppure devo dire che ho saputo di qualche persona che è capitato mentre guidava la macchina, mentre conversava con altri, e la particolarità è stato che nessuno si è accorto, cioè le cose sono continuate normali senza che lei padroneggiasse più la cosa, e l'ha capito dopo che non era successo niente. Quindi sono cose veramente strane nel senso che non sono comuni in questo senso, e che noi non spieghiamo facilmente. Ma è, dal punto di vista del principio teologico, è chiaro, cioè Dio non interviene mai distruggendo o creando danni, insomma, a nessuno. Quindi, come anche in quegli altri tipi di fenomeni fisici, per esempio, dal punto di vista proprio fisico, dove accadono sangue, Caterina Genova, per capirci, vi ricordate, cose del genere, non accade mai una distruzione. Casomai, nel caso fisico, talvolta accade il consumarsi, la persona come se bruciasse e consumasse, perché si trasforma. Caterina da Genova è l'esempio più evidente da questo punto di vista. Ecco, non si vede, non si vive più, si vede Dio, non si vive più da sé per sé e nelle dinamiche delle cose da fare, delle cose a cui si è chiamati normalmente. E dice assolutamente penso che siano momenti brevi, penso. Qualcuno dice, per esempio, che Giorgio La Pira vivesse cose del genere. Pensate con l'attività che aveva un politico. Ecco, che aveva, e che però si sa che aveva, si chiudeva in casa apparentemente per mal di testa feroci, al buio per mezze giornate. Per una mezza giornata non usciva più dalla sua camera, perché gli aveva mal di testa. Altri hanno scommesso che non è così, bensì che aveva fenomeni simili, e che quindi o per mezza giornata o per un giorno non poteva più uscire. Pensate a uno che aveva l'attività che aveva lui, non è così semplice. Però l'ha fatto benissimo, abbondantemente, sappiamo, conosciamo la sua vita, e si capisce che, perché la sua vita non è stata, sapete, non è stata facile, non è stata sempre un successo politico, anzi, dal punto di vista politico, alla fine è stato messo fuori, è stato emblematico, questo sì, alcuni dicono profetico, questo sì, nel senso che ha fatto alcuni discorsi, passi, gesti, gestioni e modalità che sono state fortemente emblematici, che non hanno pagato dal punto di vista elettorale politico, ma sono stati emblematici tanto da essere conosciuti in tutto il mondo, per così dire. E quindi si può intuire che aveva dentro una visione delle cose veramente fuori dall'ordinario, e che potesse vivere anche momenti fuori dall'ordinario. Da alcune sue pagine si intuisce questo grande suo rapporto con Cristo, questo straordinario rapporto con Cristo. Quindi, per dire, e siamo negli stessi anni, La Pira esattamente in questi anni diventa sindaco a Firenze. E questo per dire, non sono quindi cose che accadono
né solo a Santa Veronica Giuliani chiusa in un monastero, né in tempi che non esistono, sono cose di sempre e a tutte le, in tutte le situazioni. Noi sappiamo che Dio esiste, ma qui è un'altra cosa. È quel che il nostro Signore ha detto: chi ha i miei comandamenti e li custodisce, custodirli, farli propri, questi mi ama. Chi mi ama sarà amato dal Padre, anch'io lo amerò e mi manifesterò a Lui. Quindi lei capisce che la differenza è che lo sa, lì si manifesta Cristo. Li custodisce, li conserva, ma Cristo lei si manifesta. Quel che è strano per una cosa così meravigliosa è che si è certi di ciò come della luce del giorno. E anche qui è un'esperienza esattamente come già i profeti dell'Antico Testamento. Profetica. In che senso? Nel senso che poco fa io vi ho detto: chi dice che è vero questo? Ora, questa domanda richiede, è una domanda che chiederebbe delle prove, che significa prove. In chi domanda, se per caso questa domanda vi viene nella vostra mente? Allora, dite, cominciate a fare un'autocritica, cioè ragionate, autocritica in questo senso. Che tipo di prove cerco quando faccio questa domanda? Da lei che tipo di prove cerco? Cerco. Non ne troverò nessuna di quelle, tra virgolette, a cui solitamente siamo abituati. Chi mi accerta che è così? Non troverete mai nessuno, nessuna prova che è così. Voi capite che quanto questo è difficile. Se alcuni di noi possono pure, il mondo esterno è totalmente scettico dinanzi a una cosa del genere, giusto? Pensate quanto non possa essere messa in difficoltà la persona stessa, la quale è totalmente certa, ma nel doverlo dire agli altri non è che si può appoggiare a prove, autorità. Ed è la posizione dei profeti, i quali erano mandati a dire: Israele fa, Dio da Israele vuole questo. E tutti gli chiedevano: tu chi sei, che pretendi? E i profeti non erano, per questa ragione, non provenivano e non erano delle istituzioni riconosciute allora. Cioè non appartenevano né alla classe sacerdotale, che era l'istituzione religiosa riconosciuta, né a quella del regno regale, che era l'altra istituzione. Le istituzioni riconosciute erano il re, la monarchia e la classe sacerdotale. E nemmeno erano gli scritti, i dottori della legge, cioè quelli che commentavano, i rabbini. Quindi non appartenendo a nessuna delle istituzioni, non avevano nessuna autorità pubblica riconosciuta, istituzionale. Quindi quando arrivava uno di questi, per esempio, come si chiama quello che viene al nord, il nome, che dice: ma tu facevi il baccaro, il pecorale, ci stai venendo a fare, ma chi sei per dire queste cose nel nostro tempio, noi che siamo i custodi della legge, del culto, chi sei per venirci a dire? Dimostra, ma è la stessa domanda che fecero Gesù quando gli dice: quale prove? Nel Vangelo di Giovanni questo è un ragionamento portato all'eccesso. Quali prove tu compi perché noi possiamo credere? Dice: il padre, dov'è? Non ci sei figlio del falegname. Capite dov'è? Perché la certezza è data solo dentro a colui che la vive, e non c'è certezza per quelli che sono fuori. Quelli che sono fuori sono chiamati a prestare fede. O l'accetti che è vera o non accetti che è vera. Allora Gesù si scontra con i giudei proprio su questo punto: voi non credete alla mia parola e sarete giudicati perché non credete alla mia parola. Non vi giudico io, ma vi giudicano le mie opere.
il ragionamento che porta avanti Gesù, la disputa tra Gesù e i giudei, che vengono fuori dal quinto capitolo, dopo la Samaritana, in poi. Vengono, tutto questo grande, ma la certezza è la verità che dici tu dov'è, chi ce l'ha? Allora, è il dramma di chi lo, dramma per così dire, il travaglio di chi lo vive, chi lo vive è certo come la luce del giorno, eppure quando lo deve dire al di fuori, agli altri, capisce che gli altri non hanno questa certezza e deve chiedere agli altri una fede. Cioè, fede significa l'accettazione della sua testimonianza. Questo vuol dire, tu devi credere a me che te lo dico e devi fidarti che io ti sto dicendo ciò che vedo. Ma non ti posso dimostrare altrimenti. Ecco perché le parole dei profeti non erano credute solo quando si avveravano, ma spesso era troppo tardi, quando, perché magari il re aveva fatto scelte contrarie a quelle che il profeta indicava e quindi gli avvenimenti erano precipitati ed era troppo tardi, o l'avevano già ammazzato il profeta o non l'avevano ascoltato e si erano trovati male. Per esempio Geremia è quello che vive questo dramma perché non ascoltato, anzi messo in prigione, fustigato, è quello che vive il dramma più di tutti per questa ragione, cosa che è anche attuale da questo punto di vista, perché è sempre così, Dio si rivela. Quando si riprende coscienza di sé, e ciò si nota ritrovando se stessa, la prima cosa che io dico è: perdono, Signore, per ciò che sono e per ciò che tu, mio Dio, fai per me, perché sento percettibilmente l'orrore di me e muoio di confusione vedendo l'abbassamento di Cristo in me. Qui è un altro, fa un altro passo avanti. Ci sta dicendo: non c'è coscienza di sé, c'è solo coscienza di Dio. Cioè la persona, come ho detto prima, essendo così attratta e tirata fuori, perde la coscienza di sé, quindi perde il controllo, e ha solo la coscienza dell'altro che gli è presente, per cui è attratta completamente. Ma c'è un modo, poiché questo è sempre così, sarebbe, è il paradiso, sempre così, ma non è la terra. Allora, sulla terra cosa succede? Che si riprende, dice lei lo esprime così, riprendo coscienza di me. E come si sa che prendo coscienza di me? Dice qui, perché ritrovo me stesso. Torna la percezione di me, l'essere presente a me, l'autopercezione che tutti abbiamo. E anche se io in questo momento sono molto preso da quello che vi sto dicendo, conservo l'autopercezione. Se non conservassi l'autopercezione, farei gesti inconsulti. Mi spoglierei, mi butterei a te, che ne so, se non l'avessi, oppure salterei, se non avessi. Quindi io vi parlo, ma ce l'ho la percezione, perché c'ho il controllo. Altrimenti farei gesti incontrollati, come tutti noi. Quindi anche l'esperienza di essere molto attenti nel fare un lavoro, nel fare una spiegazione, non è, è vagamente simile a questo. Questo invece è, ecco perché ho detto al microscopio tu la vedi sta piccola cosa, la vedi enormemente, perché lei ti sta scrivendo che è successo che ha perso completamente il controllo, non c'è più la coscienza di sé. Non è che è spiegabile da noi, né facilmente immaginabile. È un'esperienza che l'ha vissuta, che non l'ha vissuta. Stop, non si spiega. Si ascolta e si crede. Possiamo andarci, ripeto, per similitudini, ma non acchiappare la cosa in sé, se non eventualmente se si vive una cosa. Oh, questo dice lei. Quando torna in sé, naturalmente, come dice Santa Teresa, io non volevo tornare, volevo morire. Quando è che muoio così, si finisce? Perché ogni volta questo ritorno in se stesso per lei è amaro, angosciante, triste, piange, insomma, perché passa dalla felicità all'infelicità, diciamo così, giusto? E questo ora si può capire perché la poesia di San Giovanni della Croce, muoio perché non muoio. Ecco, questo è il senso mistico, è questo. Rispetto a questa grande esperienza è poi triste, ecco, vivere. Allora sento l'orrore, si accorge dei propri limiti, dei propri
delle proprie trasgressioni, dei propri peccati, ma anche che Cristo si è abbassato, cioè che è venuto veramente in te, si è abbassato alla nostra portata, si è fatto alla nostra portata. Questo è veramente questo grande amore che percepisci. Quindi l'orrore di sé non è che perché chissà che cosa ha commesso, è l'orrore di sé perché percepisce, rispetto alla cosa grandissima, percepisce proprio la povertà poi di se stessi. La cosa strana è che una volta passata la grazia, il mio confessore mi dice che questi sono tocchi di Dio nell'anima. Come vedete, lei glielo va a raccontare ogni volta perché vuole capire, vuole essere aiutata a capire, ha le paure e cose del genere. Una volta passata la grazia, si sente sia il rumore della strada, sia le persone che tossiscono in chiesa, secondo dove si trova. Mentre non si sentono in quel momento, ma non si vede. Vedete che cambia molto. Si soffre a ritrovarsi di nuovo di fronte alla vita. Ecco, Pietro che scende dal Monte Tabor e dice: bah, era bello qua, tre tende, una per te, una per Mosè e una per Elia. Chiaro? Ecco. E allora ho un tale desiderio di solitudine completa che mi permetterebbe di rimanere assorbita in Dio, ma il mio confessore non vuole, perché dice che sarebbe troppo facile, sarebbe... Non è che è troppo facile, sarebbe artefatto e non funziona. Sarebbe un volere, come dice Pietro, attaccare alla cura. Esattamente. E non è possibile. E non è possibile. Quindi il confessore glielo vieta. Si deve restare dove si è, perfezionarsi, lottare contro le cattive inclinazioni che restano sempre nel fondo di noi stessi. Quindi sembrava che tutti eravamo in paradiso e poi invece siamo come sempre, anche lei è come sempre, naturalmente, con la noiosa quotidianità di lotta, di peso per tutti noi. E poi si impara così a staccarsi del tutto da se stessi. Non si impara con quelle esperienze, si impara con la lotta quotidiana a staccarsi da sé, a capire che siamo limitati, insomma. E dire che egli si annienta in me per donarmi la sua preziosa vita. Quando mi comunico, mi dico sempre più: io oso fare un atto formidabile e oso sempre presentarmi, indegna e peccatrice, davanti all'ineffabile purezza di Dio, l'increato, colui che è il Verbo di Dio, il Verbo che si fa carne e che viene ad abitare in mezzo a noi e perfino in noi. Cioè lei si ripete nel silenzio dopo la comunione, si ripete questo straordinario fatto che accade. E ora vediamo che appunto non è stato sempre così. Dopo una settimana di oscurità, secchezze, angosce per la privazione di Dio, tutto l'opposto, e questa quasi certezza di non ritrovarlo più in questa vita. Cioè, vedete come si passa in maniera scioccante da un estremo all'altro estremo. Non sussiste altro se non il sentimento della propria indegnità e la volontà di amare Dio in tutte le cose. La santificazione del momento presente è così una delle sole cose che restano intensamente presenti allo Spirito. E al mattino, all'improvviso, tutto in una volta, vedo in me queste parole: tutte le illuminazioni avute sono le prove della misericordia di Dio verso di me. Questo è veramente bello. E vedete, non è che c'è un'evoluzione, perché non si può parlare di evoluzione, ma si vede il travallo, l'alto e il basso, il cambiamento. Questa quasi certezza, quindi, nonostante tutto quello che ha visto e non ha visto, lei si sente dentro a un certo punto quasi certa che non lo vedrà più, che non lo ritroverà più, e quindi è angoscioso. E voi dite: ma come? Come? È così. Per questo vi ho detto, lei racconta bene le emozioni e gli effetti.
sia quelli positivi, sia quelli negativi. La fede non è né l'uno né l'altro, né la luce di prima, né l'oscurità di adesso. La fede è la certezza dell'unione con Gesù che c'è, sia prima, sia dopo, sia in qualunque momento. Attaccarsi. Tant'è vero che lei dice, la cosa bella che qui dice, che cosa rimane? Il sentimento della propria indegnità. Questo forse non è difficile a capirsi, che rimane, che tu ti senti non all'altezza. Ma questa seconda è eccezionale, la volontà di amare Dio solo in tutte le cose. Che la vera prova che stai camminando è che non sei fuori di Dio. Così come l'impressione, l'emozione ti porterebbe a pensare, ti porterebbe a, perché il sentimento dell'indegnità ti porta a pensare che sei perso Dio, che sei lontano da Dio, che Dio non c'è più, non ti vuol bene, ti ha abbandonato, e solite cose. Questo tipo tutto ti porta a pensare questo, ma poiché tu vuoi continuare ad amarlo, questo è il pegno che ci rimane in te, che non è così. E la santificazione del momento presente? No, la volontà di amare Dio in tutte le cose, sì, che permane anche nell'oscurità. E la santificazione del momento presente? La santificazione è una delle sole cose che restano, cioè che tu sei al tuo posto. E ho questa volontà. E lo fai, certo. Questo è un impegno chiaro. E al mattino, all'improvviso, e quindi dopo tutta questa oscurità, dopo tutte queste cose, un bel giorno, all'improvviso, una mattina, tutto in una volta, vede, lei vede le parole, sembra strano, ma questo è il suo linguaggio, lei vede le parole, perfetto, vede tutte le illuminazioni avute, sono le prove della misericordia di Dio verso di me. Sono le prove, non la misericordia, le prove, la misericordia è sempre. Le illuminazioni sono le prove che la misericordia, cioè che Dio con me è sempre, nonostante la mia indegnità, è misericordioso ed è sempre verso di me, in me mi viene incontro e così via. Chiaro, ragazzi, amici? Sono parole precise, eh? E bevevo, perché allora si beve alla sorgente della vita. Quelle parole non le guardavo, le bevevo, e le bevevo sempre più, perché sentivo che l'acqua che Gesù mi donava era la sorgente d'acqua viva, e mi dicevo, è la sola cosa di cui mi ricordo chiaramente, egli, e mi dicevo dunque, egli mi dona dal suo spirito, mi dona dal suo spirito. Sentivo una tale pienezza in me, ed ero in una felicità così sovrumana che in verità tutto spariva, quindi si ribalta di nuovo la situazione. Ma vedete la differenza che le fa tra le parole, non le guardavo, le bevevo. Cosa implica? L'assimilazione, che le parole diventano parte di te, e lei ha questa percezione, queste parole di Dio, che spesso sono parole della Bibbia o comunque simili, non so come chiamarle, rivelazioni personali, insomma, parole che sviluppano il messaggio biblico in realtà. Talvolta sono le stesse parole, talvolta sono parole che allargano il messaggio, lo chiarificano meglio alla persona, si capisce. Le beveva, le assimilava. Ed ecco perché egli mi dona il suo spirito. Questa è una frase sua che lei sente come una sorta di rivelazione a lei, ma viene dalla frase di Gesù: chiunque venga a sete venga a me e beva, fiumi d'acqua viva sgorgeranno nel suo seno, e lui riceve dallo Spirito Santo. Gesù dice che gli dà l'acqua che è lo Spirito Santo, quindi lei sta capendo che le viene dato dallo Spirito. E sempre mi tornava in mente la stessa parola unica, incomparabile, indefinibile, la parola che San Giovanni definisce, pur non essendo definibile da nessun aggettivo umano, Dio è amore, prima Giovanni, Gesù prima. Era come se entrassi in questa verità, talmente la vedevo. Vedete che parola carne, vedete, si assimila.
sentivo Dio con una forza e una caparra di vita eterna, anche questa è citazione di San Paolo, mi pare, una pienezza tale, sentivo che dalla sua pienezza abbiamo ricevuto grazia su grazia. Il prologo di San Giovanni. Sua pienezza, ecco, lo sentiva. Come vedete sono i verbi del sentire, ma lei usa sia quelli del comprendere che quelli del sentire. Tocco di Dio, sentire, percepire, ma anche conoscere, comprendere, vedere, tutti i sensi spirituali. Veramente di spessore. Sentivo e vedevo, sentivo e vedevo che lo Spirito Santo in noi è veramente, citazione, le cose che mai entrarono in cuore di uomo e che Dio ha preparato per coloro che le amano. Non mi ricordo se è prima Corinzi. Quindi questa parola che legge nella Sacra Scrittura sente e vede che è proprio così. Ed è lo Spirito Santo quello che viene. Si sente allora questa pienezza dei doni dello Spirito Santo, questa moltitudine di atti buoni che salgono in noi, cosicché sembra in quei momenti benedetti che nulla più quasi ci separi da Dio. Si sente talmente di appartenere a Lui e di essere talmente uniti a Lui che morire sarebbe il compimento dello stato in cui ci si trova. Credo che se ciò durasse molto tempo si dovrebbe morire. È quello che ci dice San Giovanni della Croce mille volte. Si rompe l'ultima diaframma che ci si divide da Dio. Quindi sono momenti che ti portano all'estremo della vita, ma non nel senso negativo, nel senso positivo, esatto contrario, non nel senso appunto dell'angoscia, ma di questa pienezza assoluta. Dio mi ha concesso una grande grazia che non provavo più da tempo, la grazia del pentimento, in cui ci si vede come si è, ci si sente molto indegni ed è realmente abominevoli davanti a Dio, in cui si vede dentro di sé come se ci fosse un faro luminoso che illumina con chiarezza tutti i recessi segreti dell'anima. Ci si sente totalmente peccato e si ha un'umiltà veramente giusta. Direi che ciò non può essere per nulla paragonato all'umiltà che ci si sforza di avere da sé. Questa è una chiarezza su se stessi che immerge nel sentimento dell'orrore di sé e della adorazione dolorosa davanti all'abbassamento di Dio in noi. Quella che io tante volte ho chiamato, al seguito di tanti altri santi, la conoscenza di sé come dono. È dono, vedete, non è paragonabile, dice, all'umiltà che uno cerca di esercitare in qualche modo, non è paragonabile, è un'altra cosa, non è da sé. È questa grande luce che si illumina tutti i recessi e ci si sente totalmente peccato. Impari, che ne so, il profeta Isaia, ricordate? Che le labbra, io sono un uomo da Geremia, io sono impuro, io sono giovane, ma insomma, oppure Mosè davanti al roveto, togliati i sandali, insomma, ma io come farò? Non so parlare. Ecco, questa assoluta indegnità. Oppure Pietro che si getta dopo la pesca miracolosa, si getta ai piedi di Gesù e dice: allontanati da me che sono un peccatore. Dopo il miracolo, quando Pietro vede e si accorge. Quindi è l'esperienza, la percezione della grandezza di Dio, ma anche della sua vicinanza in noi. Ecco perché dice l'abbassamento di Dio in noi, perché è venuto in noi, è venuto in lei. All'improvviso, ecco, siamo al lato opposto, il pendolo va dall'altra parte. All'improvviso un sentimento atroce della disperazione. Oscurità assolutamente totale, come oscurata dalla disperazione. Sentimento veramente orribile, la parola non è troppo forte.
e sofferenze così grandi che non si possono esprimere. Era come uno squartamento o una lacerazione. Mi dicevo che per quanto avessi fatto non sarei mai più uscita da questa disperazione, poiché mi sentivo privata di Dio e questa era la mia disperazione. Ciò è certo, poiché dubito di tutto e non sento nulla a cui aggrapparmi. La privazione di Dio che sento è quella che provano coloro che veramente si sanno privati di Dio? Credo di sì, perché è veramente atroce. Vedete che lei lo spiega con un linguaggio proprio nostro, mentre Teresa e Gesù Bambino stessa esperienza, quella cosiddetta dell'ateismo, la prova della fede l'ha chiamata, secondo gli atei. È un linguaggio un po' più antico, quando lei c'era quel tizio, quello che poi per cui lei si immola, bestemmiatore, non credente, o i tanti miscredenti. All'epoca di Teresa, i miscredenti, quelli che diciamo non erano, chiamavano atei, sostanzialmente erano i positivisti, i scientisti, quelli che professavano la fede nella scienza. E assolutamente predicavano la distruzione, la fine della religione. Nell'epoca di Teresa e Gesù Bambino, nella Francia post-illuminista e cose del genere, e positivista. Qui siamo invece in pieno Novecento, nello smarrimento, nella disperazione, nell'angoscia, che è del Novecento e che è di oggi, perché questi sono sempre un po' precursori, cioè hanno le antenne molto sensibili, percepiscono prima, alcuni decenni prima, ciò che poi la grande massa percepisce dopo. E alcuni artisti, come alcune persone come sensibili come lei, ha questa grande percezione. Ed è la disperazione, il nichilismo, se volete. Niente a cui aggrapparsi, niente disperazione assoluta, privata, ma nel suo caso lei lo sa dire che è privazione di Dio. Non è che un giovane di oggi dice che è disperato perché è privato di Dio. Noi cristiani possiamo leggere una certa disperazione dell'umanità, giovane o un giovane di oggi, diciamo, si vivono queste cose perché la persona non trova la felicità che è Dio, che solo Dio può darla. Ma noi cristiani sappiamo, decodifichiamo e diamo questa lettura. Ma chi lo è totalmente lontano da Dio, vive solo l'effetto disperante, ma non sa nemmeno da che parte deve, non sa nemmeno che c'è una luce e la possibilità di una luce. Erano come pecore senza pastore. Gesù che dice, vi ricordate? Le tante persone che non sanno nemmeno che può esistere una luce che può venire fuori, togliere questa disperazione. Ed è questo, secondo me, la misericordia di cui il Papa parla, che noi Chiesa dobbiamo annunciare come quelli che non sanno, il mondo, molti che non sanno la possibilità, che c'è una luce. Vede soltanto la Chiesa, l'annuncio, il cristianesimo, come associazione, istituzione, sistema di poteri più o meno ormai demodè, un po' trapassati, infiacchiti, ma comunque un sistema chiuso, sostanzialmente chiuso. Ecco perché dice, è quella che sentono quelli che si sanno privati di Dio, lei dice sì, perché è la cosa più atroce, cioè non è la disperazione perché stai fallendo, non so, un'impresa umana, economicamente, perché ti ha lasciato la tua ragazza, cioè è un altro genere di dolore, di disperazione, di atrocità proprio radicale, che lei dice è quella. Ma chi non si ricorda le pagine dei condannati dei famosi campi di sterminio, dove il punto cruciale è proprio questo assoluto sconvolgimento, assenza di Dio e percezione dell'assenza di Dio. Bene, qui ci fermiamo perché sono già meno un quarto. Abbiamo la possibilità alle